Bella raga, buongiorno e bentornati dal vostro Kiwir. Benvenuti in Kiwi. Oh, oggi grandissimo video, come avete detto dal titolo. Oggi ci abbiamo un ospite, il primo ospite di oggi, che non so se rivedrete, io spero di sì. Abbiamo con noi... Ciao a tutti, eccomi! Chi sei tu? Sono Massimo. Massimo, ok, Massimo. Ciao Massimo. Allora, oggi, come avete letto dal titolo, andremo a vedere come funziona, o fare una piccola esperienza, con l'applicazione Randonautica. Conosci Randonautica? Ni. È un'applicazione che, in poche parole, tu metti il punto di partenza e ti fa fare tipo una caccia al tesoro, cioè presente, è tipo una caccia al tesoro, e ti dice vai qua, poi quando arrivi in quel punto vai a quell'altro punto. Il problema è che ti manda in posti a caso, no? Per questo si chiama Randonautica. E alcune volte le persone hanno trovato cose strane, cose inquietanti. Quindi oggi andremo a vedere se anche a noi succedono queste cose inquietanti. Spieghiamo. Oh, credo che per la sfiga che ho io e non succederà assolutamente niente. Vabbè, proviamo. L'unica cosa che ci dobbiamo fermare e se ci, ovviamente se ci manda in proprietà privata, ovviamente non. Non è che diamo in proprietà private, oppure ci fermiamo se ci mandano tipo in posti molto pericolosi. Vabbè, tipo cantieri e cose varie. Non è cosa, e la zoppiamo. E con uno smago cosa succede quando salti un pezzo? Poi rifare la ricerca. Rifare la ricerca da quel punto. Qualche altro posto ce lo scopriremo adesso, perché è la prima volta che lo uso anche per me. Io ne ho solo sentito parlare. Quindi... Vabbè, lo proviamo insieme. Dato che è una cosa che se la faccio da solo, chissà che caso non succede. Se succede qualcosa, almeno ce l'accompagno. Almeno ce l'accompagno. Va bene, ragazzi, ora tu sai farlo il teletrasporto. Il teletrasporto lo sai fare? Insegnami. Ok. Metto qua, metti la mano sulla mia spalla. No, metti la mano sulla mia spalla. Ti trasporti tu. Ok, pronto? Oh, e quindi siamo arrivati. Siamo fuori casa e accendiamo il sito. L'applicazione. Sperando che non ci faccia fare i chilometri. Allora. 15 minutes later. E niente, quindi è successo quello che temevamo, che dovevamo prendere la macchina. Perché ci ha dato un punto teoricamente vicino. Un punto teoricamente vicino, che però, cioè in linea d'aria è vicino. Linea d'aria sono 500 metri in linea d'aria. Il solo problema. Che per arrivarci, siccome non sappiamo volare come Goku. No, non immaginava che sapevamo volare come Goku. Probabilmente. Essendo fan, abbiamo fatto il teletrasporto. Ha immaginato ecco tramite il teletrasporto. Giustamente, tu fai il teletrasporto, lui immagina che sei pure volano. Certo. Vabbè, diciamo, siamo stati... Non so se siamo stati fortunati o cosa, ci ha trovato già un punto di anomalia, cosa che... secondo te cosa troveremo, secondo te? Ma io non ne ho la più pallida idea di che cosa... Cioè, alla fine... Oddio, che ansia! Chissà che ci porta sto cosa. Ok, ragazzi, quindi siamo arrivati a tra poco al punto che ci dice di andare qua. Si vede, ragazzi? Andiamo a vedere cosa troviamo. Ok? Ma chissà. Scrivetelo nei commenti cosa potremmo trovare adesso. Secondo me, sai cosa troviamo? Non ne ho la più pallida idea. Un cazzo di niente, secondo me. Infatti quella ci fa tutta sta strada e poi dopo non si trova niente, capito? Tanto vabbè, vediamo. Ci ha mandato via fratte, però all'inizio pensavamo fosse dentro un complesso residenziale, poi vedendo bene
abbiamo visto che sta dentro a sto pacco che non so cosa sia, però è un parchetto che sta qui a Roma. Non mi chiedete dov'è perché non lo so, sì, non lo so. Se non c'è il navigatore. Ogni tanto sento dei rumori strani, capito? Però questa è stata un'abitazione, quindi nel caso un grido. Infatti sì, non è che fa. Stiamo, ora troviamo un buco spazio-temporale. Sì, chissà che. Che ci trasporta magari nel passato, nel futuro, ci penso, oppure in un universo parallelo. Invece no, troviamo una cacata di cane magari. Sì, ma poi alla fine ti manda qua in mezzo, no? Ma no, che trova? Ma perché? Sì, infatti, poi è pure un coso strano, anomalia. Boh, se qualcuno di voi l'ha già usata, diteci che avete trovato, perché io per adesso mi fa strano in mezzo a sto pacchetto. Mi sa, un po' superato, mi sa. Ci rimango una merda se non ci stanca di niente, guarda. Ma la fortuna che ci abbiamo noi, siamo arrivati nel punto che ha scelto questo. Le more. E ci ha portato qua. Perché? Scusa, chi ti ha portato? La frutta ci ha portato. Ci sta la frutta, vedi, i fruttini ci stanno. Quindi ci ha portato. È un'app che trova gli alberi di frutto. È un'app che trova gli alberi di frutti, perché... E niente ragazzi, stiamo qua e non so cosa ci sia. Non so se c'è qualcosa di... Abbiamo perso tempo. Come si dice, contro la legge? Qualcosa che non si può trovare, ci sta nascosta. No. E vabbè, se sta nascosta è nascosta bene, quello è sicuro. No, non c'è sta niente. E vabbè, andiamo avanti, start. No, vediamo dove altro ci porta. Ecco, ho trovato un'altra anomalia di potenza. Ci rimanda indietro il punto di partenza quasi. Ma vede. Primo punto ci ha portato prugne, un albero. Un albero di prugne. Mi è venuta come nella classica battuta, non ce la fai, prova con le prugne. Prova con le prugne. Mi è venuta al nome della frutta. Quindi abbiamo trovato il primo punto, un albero di prugne. Vabbè. Vabbè, sarà, che ne so, una nap da frutta. Nap da frutta, che mo ora qua che trovo, qua ci ha rimandato al punto dove avevo messo quello là a fare attività fisica, infatti. Ci poteva mandare prima, ci sono passati prima. No, è vicino, questo credo però sia tipo un palazzo e quindi credo che il video sta per terminare. Poi in questo punto e andiamo a vedere cosa ci sta. E vabbè raga, ci vediamo tra un po'. Vabbè. Allora, ci ha mandato, siamo arrivati e ci stiamo andando in un altro campo di frasche. E mezzo tra altre campagne, sono sempre campagne, sono sti punti. Infatti strani. Si mandano sempre mezza ai moscerini, mezzo non è proprietà privata. Mezza natura, no, era proprietà privata, infatti doveva essere una scuola, però per fortuna c'è sta il sentiero, che non so se sto sentiero sia una cosa privata o pubblica, non lo so, però c'è. E quindi ci entriamo. Siamo quasi per arrivare. Entriamo qua, troviamo qualcosa. Ma io credo c'è. Ma io ne dubito. Mettono sti anomalie. Ma io ho perso tutte le speranze, ho perso di trovare qualcuno. E in commento stiamo trovando un sacco di cacate di cane. Sì, ma sarà quella là. Sarà quello che trova le cacate di cane. Ah, capito. Ne ha cagato. Ma qui è ancora più semplice, perché almeno qui hanno raso tutto al suolo, no? Quindi se c'è qualcosa, non c'è. Sì, se ci dovrebbe essere qualcosa, non c'è. Perché... Ma c'è una specie di caccia al tesoro, qualche cocci deve stare. Il problema è che qua non ci sta. Ecco, abbiamo trovato il tombino. Il tombino grande, questo è. Perché non ci sta niente. Siamo arrivati nel punto. Qua siamo proprio dentro al punto. Cioè sta proprio dentro. Che cerchi nel grano. I cerchi nel grano, i cerchi manco il cerchio. Hanno tagliato tutto. Oh, qua stiamo proprio dentro. Ok, quindi. In un cannetto. Cioè, allora, guarda, non so se si vede. Metto l'ombra. Metti l'ombra. Allora, non si vede, sì, ci sta. Vabbè, vi mando lo schermo. Musichetta. Allora ragazzi, siamo arrivati al parco di Tor Tre Teste.
questo già rispetto agli altri due parchi mi pare già una cosa più sistemata, diciamo, la strada e cose. Allora, vediamo. Secondo me questo è un altro buco nell'acqua, non voglio dire, però. Ma secondo me sì. Perché qua è tutto rasa, perché qua hanno tutto tagliato, tutte le erbacce, le cose, hanno tutto tagliato, anche da poco sembra. Quindi se magari forse ci sarebbe potuto essere qualcosa, non c'è più. Il problema è che cosa? Il problema è che cosa? Sarà. Ci manda precisamente tipo questo cespuglio che sta qua giù. Santi Dio, cioè è un'app veramente floppata, flopposa, cioè. Non credo rivedrete un altro video del genere. Forse con un'altra applicazione, forse, ma con questo Randonautica, raga. Perdete solo tempo, manco ci sta la voglia di farne un altro. Come diciamo, provate voi. Se provate voi, fate hobbies. Se trovate qualcosa, fatecelo sapere. Ma allora, qua siamo arrivati al punto. Ci ha mandato a questo albero. È un altro albero. Questa è un'app di alberi. Ci ha mandato a sto albero. Perché non, che fa sti frutti che non so cosa, ma non credo sia, e non credo nemmeno, non voglio nemmeno saperlo che cosa sia, e quindi niente raga, ora vi faccio vedere lo screenshot, vi faccio questo proprio dentro, e niente, flop totale, infatti che delusione, flop totale ragazzi, siamo qua davanti all'albero e questo albero. Se ci può essere qualche sfasso di 5-6 metri, cioè, diciamola così, ma sfasso 5-6 metri, c'è solo l'albero. Ma nei 5-6 metri, ragazzi, nei 5-6 metri c'è il niente. Il niente. C'è l'albero. Cioè, se è solo questo albero, così, cioè il niente, 5-6 metri, se ci può essere qualcosa. Il nulla. Il GPS sbaglia. Oltre la strada non è, perché mi dava dentro la strada, quindi nel parchetto. E niente ragazzi, quindi credo sia il momento di salutarci. Proprio delusione totale questa Randonautica, eh? Che tristezza. E niente ragazzi, questo è quanto, e floppato, delusione totale. E quindi ragazzi, che dire, non usatela, cioè questa, cioè perdete solo tempo, sì. Fatica. Ho detto, se qualcuno vuole usarla, la usi, ci fa sapere se trova qualcosa, ma non credo che trova qualcosa. Ma non so che dire. Niente. Senza parole. Il nulla più assoluto. E vabbè ragazzi, quindi il video termina qua e mettete like lo stesso, cioè. È una cagata di video, quindi iscrivetevi e mettete like per compassione nostra, perché veramente solo per sotto al sole, solo perché stiamo sotto al sole alle qua, 11 e mezza, alle 11 e mezza di mattina, almeno quello. E vabbè dai raga, mi raccomando, mi fido di voi e seguitemi e seguitelo anche a lui su Instagram, cioè Instagram. Ma come ti chiami su Instagram? Maximus Diorio e io Kiwir su tutte le parti, Instagram, TikTok, WhatsApp, su sera tutte le parti, su WhatsApp, tutto. Quindi ragazzi, mi raccomando, aspetto il vostro segui, e io ti vedo che stai guardando il video senza mettere segui, io ti vedo, che te pensi, metti segui qua e campanellina, segui campanellina, importantissima la campanellina. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video, spero qualcosa di più interessante, sperando che sì. Allora mi raccomando, ciao ragazzi, ci vediamo, ciao belli, ciao ciao.